Abbiamo sentito prima di misurare la terra. Credo che è arrivato il momento di vedere la terra con occhi diversi. Non basta guardare, occorre vedere con occhi che vogliono vedere e credono in quello che vedono. Non è la mia frase, l'ho rubata Galileo Galilei. Credo che questo sia un grande stimolo, perché siamo in fase di grandi cambiamenti. È chiaro, se vado a costruire il futuro devo capire come sta funzionando l'attuale situazione o qual è il passato che mi induce a cambiare le regole. Prossimo slide, grazie. La regia può mandare la prossima? Grazie. Metto, perché pochissimo è il tempo, due macro pilastri della nostra sfida in prima fila. Il primo è legato all'energia. L'energia, come sapete, è la chiave del benessere, è la valuta del benessere, e stiamo cambiando su scala nazionale, europea ed internazionale una serie di comportamenti. Potremmo anche far capire la regola di base dell'economia. Un'economia che deve essere completamente cambiata, ricostruita. L'attuale, qual è la sintesi? Prendiamo risorse e li trasformiamo in rifiuti. Il motore di questa azione è l'energia. Beh, capiamo subito che non può funzionare. Il pianeta è un sistema chiuso, cioè dove andiamo a prendere la materia prima e dove scarichiamo i rifiuti. Per quale ragione l'Europa ha individuato nel pacchetto strategie clima e energia l'edilizia come primo grande campo in trasformazione? I tempi dettati sono pochissimi, 10 anni, trasformare una società, ma non per ideologia, per sopravvivenza. E l'Europa sa anche che dobbiamo correggere una situazione che oggi ci permettiamo ancora di regalare ricchezza giorno per giorno, perché quando paghiamo energia mandiamo i soldi all'estero. I soldi dobbiamo lasciarli a casa. Vuol dire che dobbiamo attivare l'economia locale. Chiaro che il primo ruolo che subentra è il professionista. Il tecnico non costruisce solo a casa, costruisce il futuro. Però per costruire il futuro, che non sia quello sbagliato, deve conoscere ciò che avviene. Per cui un complimenti a Fausto, che da anni si impegna a questa cultura, a questa missione, perché questa è la base, non è la formula, non è un manuale, che poi ovviamente utilizzo. Prima di tutto ci vuole questa apertura mentale a capire che cosa sta succedendo e che noi siamo il cambiamento. Non qualcuno ci impone, noi dobbiamo essere i rappresentanti di questi cambiamenti. Perché se il panettiere oggi ha fatto il panino che non mi piace, domani non ritorno da quel panettiere. Però se il geometra mi fa degli errori, questi li mantengo per anni, se non decenni. Per cui ha una particolare importanza la capacità, la competenza, la professionalità di un tecnico. E dalla base è proprio questa conoscenza, la conoscenza della responsabilità che abbiamo. L'altro? L'altra faccia della medaglia che subentra in questa grande manovra, in questa grande strategia europea, è dedicata al clima. Perché è chiaro, se per un secolo e mezzo, ma soprattutto gli ultimi decenni, abbiamo esagerato nell'uso di queste energie che hanno manipolato la composizione naturale dell'atmosfera, i danni ormai non dobbiamo più leggerli, li sentiamo, cioè su questo cambiamento climatico. Anche qui mi pongo una domanda, ma come pensiamo di ripartire con un'economia se questi danni diventano sempre più pesanti? Vi anticipo qualche riga di un rapporto che esce a settembre. Un rapporto delle Nazioni Unite, il quinto rapporto sul cambiamento climatico. Nazioni Unite, 2500 tecnici coinvolti. Ma se leggi, solo poche cose sono fuggite, sono uscite al pubblico. Ma ti viene la pelle d'oca.
cioè degli scenari più pessimisti che hanno sviluppato e proiettato nel 2007, dobbiamo prendere e buttarli via, diventa peggio. Cioè andiamo in un periodo di surriscaldamento, probabilmente potremo toccare i 7-8 centigradi in questo secolo, cioè non sappiamo che cosa succede, l'unica cosa sicura, non sappiamo che cosa succederà, ma sappiamo quali sono le aree più toccate. Per questo l'Europa ha detto: dobbiamo intervenire perché una grande parte del territorio sarà pesantemente toccato, è il bacino mediterraneo. Per cui questo è il guardrail del nostro futuro: energia, clima, ambiente. Lì dobbiamo muoverci. E ai figli, ai nostri figli, non possiamo lasciare i problemi, dobbiamo dargli oggi la mano come affrontare questi problemi. Questa responsabilità dobbiamo vivere giorno per giorno. Per cui dobbiamo creare questa metamorfosi come immagine. Dal bruco insaziabile dobbiamo trovare una forma più leggera, un'impronta che non è distruttiva, perché parliamo di 7 miliardi di persone. Chiedo alla regia un attimino se può proiettare da internet direttamente questa immagine che abbiamo concordato. Beh, un minuto. Guardate, questo è il worldometer, è l'orologio mondiale. Questo sta succedendo in questo momento. Guardate solo la cifra di petrolio estratto oggi. Siamo adesso alle 1,44 milioni di barili di petrolio. Verso mezzanotte saremo a 90 milioni di barili. Guardate quanta è energia fossile, quanta è rinnovabile. Cioè questa strada non è percorribile. Questo dobbiamo capire, dobbiamo cambiare strada. E l'edilizia è la prima azione che vogliamo gestire. Domani mattina, con Mariangela Scotti, parleremo di questa nuova società, società 2000 watt. Una società che rinasce dalla ricostruzione dell'edilizia, dall'esistente al nuovo. Oggi mi mancano il tempo per raccontarvi i particolari. Un attimino salite per far vedere l'ambiente, grazie ancora. Ancora vedete CO2, guardate, siamo su 9 miliardi adesso, a fine anno saranno circa 35-36 miliardi di tonnellate di CO2. Sono estremamente indicatori di comportamenti di insostenibilità. Prossima immagine, grazie. Arrivo alla conclusione. Per cui la missione è di partecipare a questa trasformazione della società da un bruco insaziabile, creando questa metamorfosi, utilizzando la metamorfosi in una farfalla leggera. Credo non è ideologia, è questione di sopravvivenza. L'Europa ha cominciato con questo programma perché sa come sarà difficile mantenere il benessere di oltre 400 milioni di abitanti. Per cui i tecnici hanno un particolare ruolo in questo redesign della società e do un auspicio al Presidente e al Consiglio di proseguire questa strada, di avere la lungimiranza di portare avanti questa missione, perché una cosa non ci permetterà: quando i figli ci domanderanno ma che cosa avete fatto, l'unica cosa che non possiamo dire è: non lo sapevamo, lo sappiamo benissimo. Per cui questa responsabilità dobbiamo viverla giorno per giorno. Grazie.